Ma nel frattempo il baffo più baffo che c'è, baffone Sandro Ruotolo. Buongiorno. Buongiorno Sandro. Buongiorno, notissimo giornalista d'indagine, per anni con Michele Santoro ha girato in lungo e largo i problemi di mafia, camorra, 'ndrangheta e chi più ne ha più ne metta, ma Napoli è famoso perché è l'ideatore del Soviet sarrista, il grande Soviet. No, sono più modesto. Sono stato usato con molto. Sei il presidente però. No, sono un... Adesso sono uno dei tanti. Sono stato ministro della propaganda. Ah, ecco, ministro della propaganda, giusto. Diamo i termini. Quello giusto. Sì, ma non fino è al palazzo, giusto? Ideatore. Fino al palazzo. Fino al palazzo. Esatto. Sì. Senti, cosa è mancato per arrivare fino al palazzo? Un orsato di turno. Mancato. No, guarda, a me nessuno toglie quella partita a Milano dove quelli lì, l'Inter, insomma, e quindi quel sabato sera e quella domenica sono stati devastanti. Noi a Firenze con il 3-0 e l'arbitraggio della sera precedente a Milano, dai. Diciamoci la verità. Però quando lo vedi l'antichitaca ti salta addosso, mi sembra un agguato in piena regola. Vabbè, ma ho avuto paura? No, figurati, dopo quello che è passato nella vita ti puoi mai spaventare per quattro figuri taglieggiatori e taglieggiati. No, ma non è quello il punto è un dato oggettivo, poi lascia perdere, lo dicono tutti, ma se lo pongono tutti questa questione, diciamo, culturale che abbiamo nel nostro paese con questi arbitri che sono. Sandro, però devi dirmi una cosa, ma qua, in quei programmi, no, dove ci sta questo coro unanime pro Juve, perché tutte le trasmissioni, il bacino d'utenza, la Juve è la squadra più importante, non bisogna scontentare l'establishment eccetera, ma uno come Cruciani lo mettono apposta proprio perché deve fare il guardiano del faro, fammi capire. Ma non lo so, io guarda, sono rispettoso del lavoro di tutti, e quindi non emetto pagelle, le pagelle le fanno i telespettatori, i lettori dei giornali che decidono se un giornale o un programma televisivo deve sopravvivere o meno. Io non mi permetto di dire questo. E c'è una constatazione che gran parte della fetta di pubblico è del nord, e quindi c'hai l'asse Milano-Torino, il conflitto di interessi tra virgolette. Ma tu sai benissimo la vecchia questione dell'intellettuale come cinghia di trasmissione, no? Lo so. Ma è il problema anche di un anno fa, quando si vedeva l'approfondimento su Sky con Mauro da una parte, Vialli dall'altra, hai capito? Però usciamo dalla logica, è tutto vero quello che mi stai dicendo tu e che ti sto rispondendo io, però pensiamo a noi, nel senso, rompiamo questo vittimismo giustificato nostro, e perché è giustificato, però andiamo a vedere un attimo i risultati. E i risultati sono che per ancora oggi, ti ricordi la famosa griglia di partito? Come no, quella buona per fare la bruciata, no? Mo se la usano per Natale. Poi per fortuna i campi da una parte e il pubblico dall'altra non seguono quello che diciamo noi giornalisti, non sempre, gli opinionisti, diciamo, no? E quindi, se vediamo l'anno scorso, chi ha tenuto in piedi il campionato? Il Napoli. Quest'anno Napoli. E noi già oggi, però, purtroppo, dobbiamo pensare che appunto abbiamo l'Inter, il Milan dietro. Quanti sei punti sotto alla Roma? 11, mi pare, se non ricordo male. Sì. E quindi voglio dire, se la Juve batte la Roma dopo 17 partite l'ha già doppiata. Hai capito qual è il dramma? E allora siamo usciti alla Champions, qui stiamo facendo noi, diciamo, che consideriamo il vero campionato dal secondo posto in più, no? Senti, ma per un sarrista si può essere anche ancellottiani?
Allora, già te l'ho spiegata una volta. No, questo per gli altri, allora, non per te, perché come la pensi tu lo so. Diciamolo per gli altri. No, ma io allora, se tu intendi, io stavo ora, ho incontrato un po' di colleghi, giornalisti sportivi del Napoli, eccetera, eccetera, in una cosa. Diciamo che per me, io siccome tu mi conosci bene, da quanti anni? 30, di più, dall'89 per esattezza, lavoro, quando abbiamo cominciato il rosso e nero in Rai a Catania, 6 ottobre 89. Io sono un giornalista che fa altre cose e poi sono un tifoso. Ora con Sarri siamo usciti fuori dall'ambito personale e siamo una cosa perché ci siamo divertiti, abbiamo, come dire, a Napoli noi diciamo pariamo, abbiamo pagato, si è creato un clima, un'atmosfera, eccetera, eccetera. Il sarrismo lo devi leggere come fenomeno che io sono iscritto alla pagina, attenzione. No, hai capito che voglio dire, far capire. Ancelotti è un numero uno, ha di una simpatia, è una persona per bene, uno che ne capisce. Hai capito? Quindi è una persona deliziosa. Senti, diciamo, ma il traditore glielo consegniamo al comandante, così gli facciamo vincere la Premier. Tu che dici? Quello che ti voglio dire, Ancelotti resta, per oggi non c'è l'ancelottismo. C'è noi che siamo tifosi di Ancelotti, ecco, che è un concetto diverso. Il sarrismo lo devi leggere oltre lo stadio, sì, San, sì, Paolo. Sì. Come difensore civico della città, sì, lo ricordo. Senti, a Higuain glielo diamo, glielo vogliamo dare Higuain a Sarri o no? Tu che dici? Vogliamo dare Higuain a Sarri? O traditore, glielo vogliamo dare o no? Ma guarda che a me piacerebbe che andasse con Sarri, ti dico la verità. Ma guarda, se piace a lui, piace a lui. Quello che a noi non è piaciuto del tutta l'operazione, poi può aver pure aver ragione rispetto alla presidenza del Napoli, parlate e chiedete a De Laurentiis, no? Il famoso gesto di Higuain quando venne la prima volta al San Paolo da traditore, diciamo, io c'ero, quindi mi ricordo che lui indicava la tribuna autorità, eccetera. E quello che non ci è piaciuto è come ha lasciato Napoli. Poi, e non si va alla Juve, poi. E non si va alla Juve. Ti stavo aggiungendo un calciatore tifoso che un giorno all'improvviso poi va alla Juve, beh, no. Non va bene. Sì, non va bene. Lui potrà anche dire non c'erano altre società che mi volevano, sono un professionista. Ma noi, siccome stiamo parlando, però, come si dice a Napoli, a noi non ci piace. Esattamente, hai capito? Noi siamo tifosi, quindi non siamo oggettivi, non siamo seri, siamo di parte. Oh. E dobbiamo rivendicare il poter essere di parte serenamente. Esattamente, senza infuocarsi, senza. Però il tifo, questo è un po' come l'amore, non lo controlli. Se è amore, è amore. Poi esatto. È irrazionale. Senti, una domanda di ovviamente violento. Una domanda di Giovanni Ruoppo, che di fronte a un maestro di giornalismo ti vuol chiedere qualcosa. Posso solo imparare da lui. È già ovvio. Assolutamente. Sandro, è un caposcuola. Io volevo chiedere un suo pensiero riguardo quanto accaduto al giornalista di Report Federico Ruffo subito dopo il suo reportage, anzi i suoi reportage. Le minacce. Che ti devo dire? Che purtroppo. Anche perché tu ne sai bene, di minacce ne sei esperto, purtroppo. Sì, no, ma capita sempre di più, perché purtroppo c'è una società che si sta sempre di più imbarbarendo. C'è la società dell'odio e del rancore. Perché a Napoli, scusatemi, ci siamo dimenticati di Carlo Albino, che mentre fa la diretta viene strattonato. Quello è un altro attacco alla libertà di informazione. Io l'ho sempre detto, ognuno di noi ha un suo punto di vista, sia di tifo sia politico, sarebbe stupido non dirlo. Il problema è l'indipendenza e l'autonomia nel lavoro che devi avere quando fai il giornalista. Poi un'altra cosa quando fai l'opinionista tifoso, quando fai il giornalista devi fare il giornalista, quindi
che non è l'obiettività, tu hai il tuo punto di vista, quindi però ma se fai un'inchiesta, l'inchiesta ti porta dove ti porta l'inchiesta, non sei tu che decidi. Esattamente. Io perciò io credo che pure se tutti dicono che il mio cuore batte a sinistra, e il mio cuore batte a sinistra, è ovvio. Però noi siamo stati l'unico programma ad andare a Belgrado sotto le bombe della NATO e sotto le bombe del governo. I miei uomini erano con te. E lo so bene, io perciò lo ricordo. Non c'è nessun programma giornalistico, hai capito? Per cui noi che siamo stati a un certo punto contro il conflitto di interessi, per la ripresa, noi siamo stati epurati 20 anni fa. Sì, Santoro chi, famoso però, diktat bulgaro. Però hai capito, noi non abbiamo mai fatto sconti a nessuno. Andavamo, e questa è la regola del giornalista, anche del giornalista sportivo. Mai fare sconti a nessuno. Dicevi, e non come stavi dicendo tu prima rispetto a quell'altro del nord là, quello radiofonico, il provocatore d'assalto, esattamente, hai capito? Va bene, guarda che ognuno di noi, ora mi devi fare uno scoop sensazionale, però è meno stupida, lo so che la gente non è stupida, capisce, ho sbagliato, la gente è intelligente, capisce meglio la gente di tanti tra virgolette soloni intellettuali, come dice. Scoop finale per i saluti. Ma che te mangi, buon Natale? Allora, io sto una lunga dieta. Comunque, a me, allora, sono un napoletano atipico. Non mi piacciono i struffoli. Oh. Adoro la cassata. Adori la Adoro cassata. La cassata. Poi, ovviamente, sul pesce, il baccalà è un piatto chiaro. Ma un capitone? Neanche quello mi piace. Il baccalà? Il baccalà tantissimo. È uno dei piatti che amo di più. In tutti i modi, cucinato in ogni maniera. Sì. A me piace in tutti i modi. Tradisco perché non mangio struffoli e non mangio il capitone. E quindi, però l'insalata di rinforzo... Quella, è la minestra maritata, quella la vogliamo buttare? Assolutamente sì, no. Assolutamente sì. Mi hai fatto pigliare 3.000 calorie. Vabbè. Allora, buon pranzo, buon cenone, buon pranzo, buon Natale in generale. A tutti voi, buon Natale e Forza Napoli a voi in famiglia.